Ciao, da Saverio di Terra nel Cuore, benvenuta e benvenuto nel mio orto. Vieni con me, seguimi, guarda che ti faccio vedere. Per me è una grandissima soddisfazione vedere questi piccoli germogli uscire dal terreno e pensa che li ho seminati solamente 4-5 giorni fa. Sto parlando dei fagiolini nani. Sono piante che non hanno bisogno di troppa manutenzione e soprattutto non hanno bisogno di nessun tipo di struttura per sostenerli. In questo video ti faccio vedere come li ho piantati. Mi raccomando, se ti piacciono i miei contenuti, sostieni questo canale iscrivendoti! Eccomi qua nel filare, armato di una bella zappa, inizio a zappettarmi l'erba. Non sarà un lavoro difficilissimo, perché siamo nel mese di luglio e l'erba è tutta completamente secca, quindi verrà rimossa abbastanza facilmente. Amo fare lavori totalmente a mano, sento solamente il suono dei colpi della zappa a terra, il rumore del vento e gli uccellini che cantano. È un lavoro molto faticoso, ma ti assicuro che ti ripagherà in soddisfazione. L'erba che ho zappato la vado ad accumulare tutta e la porto fuori da questo filare. Poi quest'erba sarà destinata alla mia compostiera. Ora devo fare un solco. L'attrezzo migliore per farlo ora, in questo mese di luglio, in cui trovo la terra dura, è proprio un bel piccone. Prendo il tubo, si tratta di un'ala gocciolante, e me lo metto in linea. Mi farà da filo per andare dritto con il solco. E inizio così a scavare. Scaverò il solco per circa 15-20 cm di profondità e lo farò largo circa 20 cm. Con l'aiuto di un rastrello vado a levare soprattutto dei grumi che sono rimasti all'interno del solco e mi vado anche a spianare la terra che ho portato fuori da questo solco. Una volta scavato il solco, voglio assicurarmi che il fondo del solco rimanga morbido. Quindi, con l'aiuto di una zappa bidente, proprio con la parte del bidente, mi vado a zappettare il fondo del solco. Smuovendo il solco in profondità, andando quindi sotto una decina di centimetri con il bidente, le radici che verranno fuori dai semi dei fagiolini saranno favorite, non troveranno l'ostacolo del terreno duro, quindi si propagheranno regolarmente, senza nessun ostacolo.
Una volta terminato definitivamente di fare il solco, prendo la carriola e mi dirigo verso la compostiera. Mi inizio a prendere una bella carriola di compost. Il compost me lo faccio da solo. Ti consiglio di vedere un video. Ti metto il link qui in alto alla tua destra, dove spiego tutto il processo di formazione del compost. Il compost per me è una risorsa straordinaria, è un'iniezione di vita per il mio terreno, è un ammendante naturale, significa che mi va proprio a modificare la struttura del mio terreno. In meglio, non ha nessuna controindicazione, se ne può usare a quantità. Il compost praticamente è humus, è la simulazione di quello che avviene in natura, di quello che avviene in un sottobosco. Come ti dicevo, migliora la struttura del terreno, migliora la struttura di qualsiasi tipo di terreno, in meglio. Inoltre ha la capacità di abbassare anche il pH del terreno. Spesso irrigando con l'acqua del pozzo si apportano sul terreno dei sali, come per esempio il calcio. Questi sali aumentano il pH del terreno a scapito delle coltivazioni, quindi il compost è proprio l'ideale per ottimizzare il tutto. Il compost che mi produco io è totalmente di origine vegetale e ci metto un anno per ottenere questo risultato. Inoltre il compost contiene anche dei macro e micro elementi ottimi per nutrire le piante in coltivazione. La carriola intanto me la parcheggio vicino al filarino. Ora vado a prendermi un secchio e ci verso dentro dello stallatico in pellet. Lo stallatico è letame di diversi tipi di animali ridotto in pellet. È una risorsa importante, è a lento rilascio, contiene azoto, fosforo, potassio e anche dei microelementi. Anch'esso è un ammendante, migliora la struttura del terreno, lo fertilizza, aiuterà le piante durante tutto il loro sviluppo. Quindi, con l'aiuto proprio di questo secchio, come prima cosa mi vado a spargere lo stallatico lungo il fondo del solchetto. Lo vado a spargere in modo abbastanza omogeneo. Una volta sparso lo stallatico sul fondo, ora vado a riempirmi il secchio di compost e mi vado a creare uno stratino di compost giusto per far sparire lo stallatico in questo solchetto. È arrivato il momento di andare a seminare, il momento più bello. Eccoli qua, i fagiolini nani che ho comprato. Si tratta della varietà Vesuvio, sono semi di colore nero. I fagiolini nani Vesuvio mangia tutto, sono una varietà molto produttiva, resistente alla batteriosi. Le piante hanno uno sviluppo determinato. Significa che la crescita del fusto si arresta dopo aver emesso un certo numero di foglie e di fiori. Il contrario sono i fagioli rampicanti, che sono a sviluppo indeterminato. Il fusto quindi si accresce continuamente, producendo in continuazione per tutto il suo ciclo di vita foglie e fiori. Questi fagiolini nani avranno una forma cespugliosa con un fusto eretto. Il bacello,
che è la parte che mangiamo noi, è di media lunghezza. È lungo circa 12-14 cm ed è di colore verde scuro. Questi semi si possono seminare, per anticipare, in serra già da marzo. All'aperto, in base ovviamente alle zone in cui risiedi, si possono seminare da aprile fino ad agosto e la raccolta di conseguenza sarà da giugno fino a ottobre. Significa che per andare in produzione queste piante impiegano 2-3 mesi circa. Vado così a seminare. Creerò uno strato continuo di semi sul fondo di questo solchetto. È molto bello per me seminare a mano. È una sensazione unica. Sapere che poi i semi che cadono dalle mie mani germineranno e daranno luce a delle piantine spettacolari. Poi comunque i fagioli in generale danno tanta soddisfazione, hanno un'alta germinabilità e sono anche molto veloci nel loro sviluppo. È una magnifica esperienza che ti consiglio di fare insieme magari a tuo figlio, a tuo nipote. Una volta seminato, ora vado a prendere il compost e con l'aiuto della pala vado a riempire tutto il solco di compost fino a paro del livello del terreno, quindi ti parlo di circa 15 cm di compost. Una volta riempito tutto il solco, con l'aiuto sempre della pala, me lo vado a livellare in superficie. Lo porto tutto a paro. Ultimo lavoro che vado a fare, vado a irrigare questo solco. Lo farò direttamente con il tubo dell'acqua. Voglio proprio imbere la terra d'acqua dentro questo solco. Farò questo lavoro di proposito per innescare i semi dei fagiolini. Non appena i semi sentiranno il terreno ricco di umidità, si gonfieranno e tireranno fuori la prima radichetta. In contemporanea tireranno fuori una gemma che punterà a fuoriuscire dal terreno. Questo è un esempio. La conferma che l'acqua è proprio l'innesco di tutta la vita su questo pianeta. Una volta finito di irrigare questo filarino con il tubo, vado di nuovo a sistemare l'ala gocciolante. Quindi d'ora in poi andrò ad irrigare a goccia con questo tubo. Irrigare a goccia significa risparmio idrico, significa annaffiare in modo localizzato, quindi in automatico vado a prevenire l'insorgere di erbe infestanti. La goccia non compatta il terreno e l'acqua andrà fino in profondità. Consiglio anche a te di piantare un bel filarino di fagiolini, sono ortaggi facili da coltivare, alla portata di tutti. Poi i fagiolini fanno bene, sono ortaggi molto buoni. È difficile rinunciare a un bel contorno di fagiolini in tavola. Se per caso nell'orto hai piantato qualsiasi tipo di fagiolo rampicante, ti consiglio questa struttura. Vieni, te la faccio vedere. È una struttura facile facile. Ti faccio vedere il video di quando ho costruito questa struttura che ho alle mie spalle. Ti metto il link qui in alto alla tua destra. In fondo al video troverai dei suggerimenti interessanti per te, tra cui anche come accedere al nuovo canale WhatsApp e Telegram per rimanere ancora più aggiornato. Un saluto da Saverio e ci vediamo al prossimo video. Buona estate!